Un saluto e bentrovati a Conosciamo i candidati a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Oggi ci occupiamo del comune di Falcade. Alla mia sinistra il candidato Mauro Salvaterra di Falcade 2032. Alla mia destra una sedia vuota a rappresentare Axel De Pellegrini di Insieme per il Paese che non ha potuto prendere parte all'incontro. Andiamo allora subito con Salvaterra. Le chiedo se può fornire così una breve biografia personale, professionale e di presentarsi ai suoi cittadini, prego. Va bene, buongiorno, un saluto a tutti. Io sono Mauro Salvaterra, ho 55 anni, lavoro in Ussottica da 34 anni. In Ussottica ho iniziato, quindi appena finito militare, sono entrato come operaio, per passare poi in ufficio tecnico, di cui sono diventato uno dei responsabili alcuni anni dopo, quindi 20 anni in ufficio tecnico circa, e adesso sono 14 anni che lavoro in qualità. In qualità mi sono occupato di qualità di industrializzazione, sono stato anche in Cina, sempre con Ussottica per 6 mesi, e adesso mi occupo della qualità del mercato. L'anno scorso sono stato nominato maestro del lavoro. Abito a Falcade, sono nato in Svizzera, ma abito a Falcade da sempre, figlio di migranti. Ho 3 figli di 26, 24 e 21 anni. Sono segretario del gruppo Alpini Falcade, sempre attivo nel volontariato e tante volte in vita mia, quasi tutte le volte, sono stato candidato come consigliere in varie liste. Non ricordo neanche più quante, mi sembra 4 volte sono stato candidato alle elezioni comunali. E questa volta invece ho deciso addirittura di candidarmi sindaco. Veniamo dunque ai punti salienti del vostro programma, ci dice un po' la sua proposta. Allora, Falcade. Quando si pensa a Falcade si pensa prima di tutto al turismo, quindi il turismo è sicuramente uno degli aspetti che noi vorremmo curare particolarmente, turismo invernale innanzitutto, ma anche turismo estivo. Idee ne abbiamo tante, stiamo pensando a un turismo sostenibile, quindi utilizzo di e-bike, distribuire sul territorio colonnine di ricarica, sia per le bike ovviamente, ma anche per le automobili. Il futuro sembra nell'immediato che possa essere questo. Avremo intenzione di, sempre per il turismo invernale, di ampliare la pista di fondo anche in vista delle Olimpiadi del 2026, quindi avere una pista che possa essere attrattiva o attraente per pista di allenamento. Si sa mai che si riesca anche a Falcade a realizzare anche una pista in notturna per scendere in centro paese alla sera. Ci piacerebbe anche realizzare una copertura del campo di ghiaccio che avrebbe una duplice valenza, utilizzo, cioè d'inverno per proseguire di più la stagione invernale, evitare quindi di dover spalare ogni volta che nevica tutto il campo e fungere da copertura per importanti eventi che ci sono, si pensi ad esempio alla Sede Sbonteghea, avere una copertura eviterebbe di dover noleggiare tendoni e ogni volta costruire e smontare, insomma. Non si può parlare di montagna senza parlare di spopolamento. Su questo come intendete agire? Spopolamento, anche Falcade ne sta soffrendo, siamo scesi sotto i 1900 abitanti. Sicuramente la nostra intenzione sarebbe quella di favorire la residenzialità montana dei giovani, ma anche di famiglie che possano arrivare da fuori. Ogni tanto succede, qualcuno si trasferisce per pensare di vivere in questo paese, perché è un paese molto bello. Dovremmo fare bene attenzione a far sì che si possa ristrutturare effettivamente, si possano ristrutturare le case di Falcade. Abbiamo anche adesso proprio una delle prime cose che dovremo fare sarà l'approvazione del nuovo PI. PI è stato adottato dall'amministrazione precedente al 28 di aprile, quindi mese di maggio pubblicato, mese di giugno ci saranno le osservazioni e dopo toccherà a noi, ci saremo noi lì presenti, a cercare di approvarlo o modificare quello che sarà possibile modificare, probabilmente
proprio per agevolare la ristrutturazione, abbiamo tante case da ristrutturare, sarebbe importante riuscirvi. Gli eventi atmosferici negli ultimi anni stanno minando l'integrità geografica, geofisica del territorio. Per quanto riguarda la cura invece del territorio, per evitare questo tipo di criticità, cosa avete intenzione di fare? Allora, la cura del territorio è fondamentale, il paese ha molto territorio, molti boschi, dovremmo cominciare a pulire i sentieri anche con la collaborazione delle tante associazioni di volontariato che ci sono a Falcade, perché ce ne sono tante, ci sono due gruppi alpini, di conseguenza la protezione civile, ma anche piccoli gruppi che si stanno creando proprio per la pulizia e la manutenzione dei sentieri. Noi, mi aggancio alla fine al discorso del territorio, vorremmo essere particolarmente attenti anche al consumo energetico. Ci sarebbe una mezza idea, di trovando i contributi europei, e sembra ci siano, di costruire una centralina a biomassa, magari modulare, in modo che si possa ampliare col tempo, nella quale conferirvi tutto il materiale di scarto, gli avanzi che si trovano nel bosco. Sarebbe una maniera di creare energia utilizzando il materiale che altrimenti sta lì quasi a marcire nei boschi. Quindi questa sarebbe una delle nostre idee. Parliamo ora della vostra lista, ci spiega un po' chi sono i componenti, ne parliamo a partire dal nome peculiare, Falcade 2032. Falcade 2032 è un nome che ci è venuto in mente perché abbiamo cercato di immaginare come possa essere il futuro di Falcade fra 10 anni. Quindi abbiamo cercato di immaginare cosa servirà a Falcade fra 10 anni e su quello ci siamo basati per i nostri progetti. Il nome, sì, siamo anche consapevoli che se servirà, è chiaro che dobbiamo ancora fare la prima amministrazione, il nostro impegno potrà essere anche decennale, però per il momento ci fermiamo a cercare di far bene il primo giro. Poi vi è anche un'immagine simbolica, metaforica, perché 2032 rappresenta la quota più alta raggiungibile su strada asfaltata nel passo di Falcade, nel paese di Falcade. È il passo Valles, quota 2032 appunto, ed è come una maniera di guardare il territorio dall'alto per avere maggior consapevolezza delle difficoltà e delle cose da fare. Infine le chiedo in 20 secondi di rivolgersi ai... la lista dei candidati. Ah, sì, scusi. Certo. Sì, stiamo stringendo. Va bene, allora in lista con me ci sono Alessio Walt, di Caviola, vicepresidente della Proloco, nonché albergatore. Abbiamo poi l'ingegnere Alvise Lucchetta, dirigente regionale Regione Veneto, lavori pubblici, tanti anni agente civile. Abbiamo Fulvio Walt, direttore scuola sci equip. Abbiamo Flavio Muller, che è la persona in minoranza con me che mi ha aiutato ancora un anno fa a costruire la lista. Abbiamo Jessica Secchi, imprenditrice. Abbiamo la più giovane, Isabel Ganz, giovane di frazioni, lavora in un'agenzia immobiliare. Federico Costa, perito minerario che lavora in giro per il mondo, e adesso non mi ricordo se li ho detti tutti, scusate un attimo, Stefano Scalanzan, candidato già alle regionali ed è l'uomo del mondo della politica. 10 secondi di invito al voto rivolgendosi direttamente ai suoi cittadini. Venite a votare a Falcade, abbiamo bisogno del vostro voto, abbiamo bisogno che esprimiate la vostra preferenza, anche perché in questa maniera cercheremo di costituire una giunta che sia quella che il Paese si aspetta. Noi siamo in chiusura, siamo stati con il candidato Salvaterra per il comune di Falcade, ricordo alla mia destra Axel De Pellegrini, non ha potuto prendere parte a questa intervista. Grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci.